Per noi la scuola è importante, deve essere un luogo sicuro, un luogo accogliente, un luogo dove i bambini e le bambine possono andare non solo a imparare, ma anche a socializzare, stare insieme e vivere in una condizione di accoglienza e di bellezza. Abbiamo investito molto in questi anni, continuiamo a farlo. In questo caso puntiamo l'attenzione sulla scuola di Viale Piave. Ed è fondamentale lì andare a lavorare in rigenerazione ed efficienza. Nella riqualificazione c'è attenzione alla rigenerazione ma anche alle esigenze del quartiere, quindi scuola ma anche lo spazio dei volontari che fanno capo all'associazione Alpini, il Brescia Soccorso che oggi viene ad avere una sede più adeguata, ma si allarga anche lo spazio da poter fruire insieme per il consiglio di quartiere, per le tante attività delle tantissime associazioni che intorno a Viale Piave e quell'area di territorio lavorano e operano per il benessere comune. Brescia Soccorso, che aveva una sede lì, la collocheremo in uno spazio più adeguato nell'ex casa del custode della piscina adiacente. E quindi si libereranno spazi anche perché gli ambulatori della ATS verranno dislocati in altri spazi della città. Si liberavano degli spazi, li abbiamo tenuti riservati per l'utilizzo scolastico per incrementare gli spazi anche di laboratori e altre iniziative. E ci sarà anche una sala abbastanza grande, più di 250 metri, che verrà utilizzata durante il giorno dalla scuola, ma dal tardo pomeriggio alla sera può essere utilizzata per iniziative del quartiere, quindi avrà un ingresso indipendente, bagni indipendenti, quindi si raddoppieranno le sale civiche, si darà uno spazio adeguato a Brescia Soccorso e alla sede degli Alpini locali e amplieremo gli spazi. Anche la scuola dell'infanzia, che oggi viene ospitata all'interno della primaria, avrà due sezioni autonome completamente indipendenti con un giardino di oltre 300 metri a esclusivo, diciamo, utilizzo della scuola dell'infanzia. Abbiamo tutto il tempo. Oggi abbiamo spiegato quello che vogliamo fare, la progettazione partirà da domani, non cominceremo adesso. I lavori inizieranno nell'autunno del prossimo anno, autunno 2025. Quindi i genitori a settembre li incontreremo, spiegheremo l'obiettivo di questo intervento, spiegheremo a questi cittadini che investiremo al netto del contributo contotermico 8.250.000 per 6.150 metri quadri di intervento. Ripeto, i genitori avranno tempo un anno, ma stiamo spiegando a loro, spiegheremo a loro che in questi anni i ragazzi a volte li abbiamo dovuti spostare per interventi simili. Parlo della divisione Tridentina, l'ultimo da un punto di vista cronologico, e dove non abbiamo avuto nessun problema perché garantiremo un trasporto in totale e piena sicurezza nella scuola più vicina.